Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video. Stavolta non faccio una recensione, ma volevo aprire con voi questo pacco che è appena arrivato, che contiene praticamente tutta la saga di Harry Potter, o comunque dovrebbe contenere tutta la saga di Harry Potter. Ho chiesto a 1000 persone di prestarmi, cioè non di prestare, di vendermi i libri, ma tutti volevano prestarmeli. Allora ho detto, sai che c'è? Adesso me la compro, così ce l'avrò tutta quanta per me e non dovrò restituire niente a nessuno. Vedete? Cose pubblicitarie, vedremo che cosa c'è. Ci saranno i libri? No, non c'è niente, è vuota. No, sto scherzando, ci sono, ci sono. Tutto quanto ben imballato. Questo casomai facciamo tipo, ecco, facciamo così. Eccoli qua, dei libri che sono stati impacchettati molto bene, però devo dire, lascerò un feedback positivo alla tizia che mi ha spedito. Sono 7? 3, 6, sono 6. Perché sono 6 libri? Vabbè, adesso vediamo. Allora, 3. Sono 6 libri. Vabbè, forse saranno. Vedete? Sono 6. Forse saranno 2. Cioè, in un pacco ce ne saranno 2. Questa molto delicatamente tiriamo all'indietro. E iniziamo a scartare i libri che sono stati impacchettati con dei fogli pubblicitari, tipo non so se è Conad o Conad. Allora, croissant 1,19 euro. Buono. Allora, vediamo questo libro che cos'è. Pony. Oh, allora, questo è Harry Potter e il calice di fuoco. Vedete? Questo è il volume numero 4. Volume 4 è in italiano? Sì. Ok, odora. Perfetto, allora qui che cosa abbiamo? Promozioni su promo bicicletta, Scottex a 4 euro, no, è uno Scottex d'oro. Allora, questo invece è il Principe Mezzosangue, che è scritto in, questo è in cinese? Sì, perfetto. Questo è il numero 6, perfetto. Allora qua invece abbiamo, vedete, questa carta. Però devo dire che, cioè, si è messa di punta la signorina, cioè la ragazza me l'ha venduta e ha fatto un buon lavoro, quindi grazie se stai guardando il video. Questo invece è l'Ordine della Fenice, il numero 5. Vedete, questo, ho voluto questa edizione perché, non so, mi piaceva di più questa con le copertine, mi sembra che siano le prime, la prima edizione. Questa è un po' rovinata, però vabbè. C'era scritto nell'articolo che erano libri usati. Fare un'altra bicicletta, gelato Algida, sto facendo pubblicità, quindi pagatemi, fate qualcosa. Allora, questo altri volumi, eccoli qua, sono 2 volumi. È la pietra filosofale e la camera dei segreti. Vedete? Questi sono gli altri 2, che questo è il primo e il secondo. Manca quindi il terzo e il settimo, credo. Un'altra bicicletta, donna, ma che è? Tutti i segnali del destino e dell'universo intero che mi sta dicendo vai a correre, vai in bicicletta, che sei grasso quanto un ippopotamo morto. Oh, questo è il terzo volume che si chiama, come si chiama? Il principe di Azkaban. Azkaban. Le copertine sono fantastiche, mazzato, sembra un Simpson, giallo come un coso. E le copertine sono bellissime, meravigliose, c'è cioè qualcosa di assurdo perché veramente mi piacciono tantissimo e perché hanno un non so che di fiabesco, però alla fine la storia cioè, è seria, non è che leggiamo le favolette, insomma, sono copertine molto molto carine, interessanti, fighe, mi piacciono. Ultimo libro, uno scarto tipo il Corano, cioè la Bibbia. Allora, ultimo libro. Un porno! No, sto scherzando. Non è un porno, ma è l'ultimo libro, numero 7. I doni della morte. Un volume assurdo, tipo 500 pagine. No, 600, 700 pagine. Bellissima, la copertina fantastica. E lo leggerei solo per la copertina. Quindi ragazzi, niente, ho voluto rendervi partecipe di questa avventura meravigliosa e invece di stare a studiare per l'esame io sto aprendo i libri che mi arrivano da eBay, quindi è una cosa molto intelligente questa che faccio al professore, gli racconterò la bellissima esperienza di aver scartato i libri di Harry Potter, poi non è che ho ordinato tanti alighieri, quindi boh, chissà, magari mi metterà un voto per i libri che ho comprato.
Quindi questa, ragazzi, la faccio vedere un po' meglio, è tutta quanta la saga di Harry Potter. Io vi voglio tanto bene, grazie che avete speso, anzi avete buttato il vostro tempo a guardare questo video inutile, però mi piaceva condividere con voi l'apertura del pacco, perché qualcosa di quando suona il postino o sono bollette o sono pacchi di eBay che mi arrivano e che scarto. Il prossimo pacco. Ve lo voglio far vedere, no, è brutto. Far vedere il pacco è bruttissimo. Diciamo che arriverà un pacco come quello che vi ho fatto vedere in carta di cartone, un pacco proprio l'oggetto pacco. E vi farò vedere il contenuto di questo pacco senza allusioni sessuali, nessuna allusione. È un pacco normale che arriva contenente i libri. Quindi ragazzi, grazie per aver visto il video, fatemi sapere o postatemi pure le foto delle saghe che avete, se, saghe che avete di Harry Potter, se sono queste o se sono altre, che ho visto che ne hanno fatte diverse, quindi condividete con me che sono tanto solo queste cose, fatemi compagnia, sono solo al mondo, no, sto scherzando, e fatemi sapere qual è che vi piace di più, se ce l'avete, se non ce l'avete, così vediamo qual è la più figa, anche se questa non si batte. Ci vediamo alla prossima recensione, ragazzi, o al prossimo video, o al prossimo pacco. Ciao!